possiamo tracciare un bilancio per certi versi positivo, nel senso che è un'esperienza che è servita per valorizzare alcuni aspetti che avevamo probabilmente troppo a portata di mano e di cui trascuravamo l'importanza, quale il contatto fisico, la relazione umana, la possibilità di confrontarsi da vicino con le persone che avevamo accanto, e quindi sull'importanza anche dell'impatto che la vicinanza può avere sull'apprendimento. Dall'altra parte, quello che si è sviluppato è non soltanto una competenza di carattere tecnologico, perché comunque tanto i docenti quanto i bambini, quanto le famiglie, un po' tutti ci siamo sperimentati nel cercare di trovare strumenti che potessero accorciare le distanze, che potessero, diciamo, trasformare le informazioni in conoscenze, piano piano in abilità e competenze. Ma al tempo stesso abbiamo sperimentato anche altre forme di collaborazione, perché è chiaro che soprattutto con i bambini più piccoli l'interazione con i genitori, con le famiglie è stata fondamentale. Quindi ci sono state delle situazioni in cui l'alleanza scuola-famiglia è stata veramente una risorsa fantastica che è riuscita a superare certi ostacoli. Così come in altri contesti abbiamo veramente lottato per cercare, diciamo, di guidare e orientare verso l'importanza dell'istruzione anche attraverso la didattica a distanza. Cosa ne è venuto fuori? Ma si sono prodotti tantissimi, diciamo, risultati veramente apprezzabili, veramente accattivanti, dove i bambini, sono stati i veri protagonisti, dove hanno cercato in tutti i modi di, far sentire alla scuola, proprio questo loro desiderio di tornare e questo loro, diciamo, nuovo valore dato per i momenti scolastici. E questo è stato molto bello, perché anche per, diciamo così, sostenere la loro motivazione all'apprendimento, anche i bambini che talvolta erano stati, diciamo così, più distanti o che era difficile orientare, in questa particolare circostanza, nel momento in cui c'era la videolezione, c'era il messaggio della maestra, e allora in quel momento era come se il bambino si vedesse riconosciuto, cercato, quindi non dimenticato nei suoi bisogni e nelle sue necessità. Dall'altra parte ci sono anche delle situazioni che, per quanto mi riguarda, ho cercato sempre di calibrare ed orientare, dove ci sono stati docenti che, presi dal panico, hanno, diciamo così, lasciato un po' troppo spazio a una mole di compiti esagerata, no? E allora in tutto questo è stata anche importante la relazione, la comunicazione, il monitoraggio delle attività man mano. Quindi in ogni caso la DAD ha creato una migliore forma di comunicazione. Allora, per i ragazzi di terza media consideriamo che loro aspettavano, soprattutto, diciamo, i più bravi, no? Questo momento con grande ansia, si preparavano già da inizio d'anno, avevano una serie di programmi, diciamo, nella mente per poter effettuare delle performance originali, particolari, dove dimostrare le loro capacità. E quindi questa cosa li ha in un primo momento depistati, no? Però abbiamo provato a sostenerli il più possibile. Quindi abbiamo cercato, ad esempio, così come del resto l'ordinanza ministeriale suggeriva, di concordare con i ragazzi la tematica dell'elaborato, facendo riferimento alle aree di potenzialità dei ragazzi, alle loro aree di interesse, e al tempo stesso all'impronta che questa offerta formativa nell'arco dei 3 anni aveva avuto all'interno di questa istituzione scolastica, quindi con particolare riferimento a tutte quelle iniziative che sono state finalizzate alla cittadinanza attiva e che li hanno da sempre resi protagonisti. Tutto questo per metterli nelle condizioni di affrontare la discussione dell'elaborato, diciamo, in modo più agevole. Gli elementi di criticità che comunque emergono e che stiamo cercando di risolvere, c'erano dei ragazzi che hanno avuto chiaramente difficoltà nel creare un prodotto, diciamo così, tecnologicamente, perché una cosa è compilare una composizione, una cosa invece è comporre una mappa concettuale articolata con un uso integrato dei diversi linguaggi. E in questo senso abbiamo dato una disponibilità per cui per quei ragazzini che avevano questo tipo, diciamo, di carenza,
abbiamo fissato degli appuntamenti e sono venuti a scuola con l'ausilio di un docente per poter essere guidati o aiutati a perfezionare il loro elaborato, dando suggerimenti, dando del materiale a disposizione. Abbiamo cercato anche di frenare il copia e incolla selvaggio, chiedendo tra, diciamo, le cose richieste nell'elaborato, indicare la bibliografia o comunque le fonti da internet, in modo tale da responsabilizzarvi verso una personalizzazione degli elaborati. Per cui siamo adesso in attesa, personalmente ho mandato loro anche un video messaggio per cercare di spiegare un po' le modalità e nel rassicurarli. Questo perché penso che comunque hanno sempre bisogno di avere un supporto, un contatto, la possibilità di avere, diciamo così, una serenità di approccio con gli ostacoli che li aspettano. Per cui vedremo, intanto stanno lavorando, questo mi sembra già un buon indice, e stanno lavorando anche con una certa creatività, e questo era l'obiettivo alla fine. Quindi vedremo. Quello che registro invece da parte dei docenti, un desiderio di assemblarsi, ecco, perché hanno voglia di ritornare a scuola, di vivere questo momento insieme, e quindi insomma anche lì mi piace tanto questo elemento umano della mia comunità scolastica, perché è quel valore aggiunto che fa la differenza. Per i bambini piccoli, questi bambini piccoli e anche i genitori non si danno pace per non concludere quest'anno scolastico incontrandosi, perché questo è il desiderio che loro hanno, ma purtroppo non sarà possibile. E quindi tutti i docenti si stanno smontando con degli incontri, dei meeting finali, in cui insomma un po' stanno lasciando le conclusioni di quest'anno scolastico. Già mi sono arrivati anche dei prodotti in cui dei bambini, con l'ausilio sempre dei genitori, hanno realizzato proprio dei video che raccontano l'intero anno scolastico, facendo proprio le comparazioni con la DAD, facendo riferimento a ciò che gli manca, a ciò che vorrebbero. E questo è il nostro anno diverso.